Due sono cubani. Ecco, allora. Ma firma pure, non ti preoccupare. Questi sono due fratelli che vengono qua, guarda qua. Datele un saluto al signor Vanni, che è un periodista. Ciao, loro sono cubano, futuro evangelista. Futuro evangelista, lo profetizzano il nome di Cristo così. Da quanto tempo? No, evangelista ancora no, però diciamo che sono credenti. Ah, sono nuovi. Sono dici. Nuovi credenti. Quindi siamo a Pieve Modolena, via Francesco Corelli. Come è venuta l'idea, Edward della Cruz, di arrivare qua? No, a me mi ha portato il Signore qua. No, certo, di prendere questa chiesa. Ah, questa chiesa sempre per via del Signore. Sempre per via del Signore. Non era di qualcuno di voi? No. Cosa c'era prima? Cosa c'era prima? Non lo so. Erano degli uffici, era un'azienda di riciclo rifiuti, ecco, del Trentino, infatti si vede, non so, qualcosa. Nel girare è stata sua moglie che praticamente ha detto: guarda, c'è questo locale che si affitta, sei venuto a vederlo, mi è piaciuto subito, chiaramente dovevo fare le modifiche. Si è preso. Lavori finiti, Edoardo, o no? Sì, sì. Quanto è durato? Due mesi. Diciamo 3 mesi, giorno e notte. È stata una gioia. A Parma invece dov'è la sede? Noi siamo dalle parti di Via Emilia Ovest. Via Emilia Ovest? Tanto verso, sì, dall'altra parte, verso Milano. Verso Piacenza. Verso Piacenza. Quanta gente c'era alla... all'inaugurazione? Dove? Qua. Stasera? Uh-huh. Un poco più di 100. Ma più uomini, più donne in generale? Più donne. Ma avete una tessera, un qualcosa, no? Abbiamo un logo? No, certo, però che so, nel portafogli nessuno ha una cosa particolare. Detto la visita? Sì. Sì, ce l'abbiamo, sì. Parlo del cristiano evangelico, ovviamente. Abbiamo noi quello del nostro logo, che sarebbe questo qua. Sì, però dico, non ce l'hanno tutti, non lo tengono tutti questo, benvenuto. Sì, eccolo qua. Questo è il nostro logo, che è noi, e avere ciò con lui, se non ce l'ho, no, va bene. Con il numero telefonico, eccetera. Quindi tutte le domeniche? Tutte le domeniche. Si chiama Gruppo Cristiano, il nome. E c'è in tutte le regioni? Perdon. Allora, nel Gruppo Cristiano siamo solo tre, Parma, Reggio e Firenze. La realtà evangelica in Italia è presente in tutte le regioni, E questo Leonardo non riuscivo a cogliere bene, cioè un'avventura del genere c'è a Reggio adesso, a Parma e a Firenze, poi ci sono gruppi cristiani in tutta Italia, e qual è la differenza? La differenza è che come... in realtà faccio una spiegazione un po' generale. Il mondo protestante ci suddivide di decine, centinaia di realtà, di comunità come queste. Okay. E non sono tutte uguali? Siamo tutti uguali dal punto di vista dottrinale, diciamo. Esatto. Base, che abbiamo, come dicevo prima, la Bibbia come autorità suprema. Certo, certo. Poi chiaramente ognuno, ci sono diverse che hanno, diciamo, sono indipendenti, un po' come le aziende in un certo senso, quindi ognuno le porta avanti in base a quelle che può essere la propria concezione culturale, etnica, economica, eccetera eccetera, quindi ognuno, diciamo, non che lavora per conto proprio, però segue, come dire, il proprio gregge, ecco. Capita come qui a Parma e a Reggio abbiamo un comitato di alcune realtà evangeliche della quale prima del Covid organizzavamo delle attività insieme, adesso dovremmo riprendere, in cui stavamo insieme e così via. Ma lo scopo non è quello di incontrarsi, stare tutti insieme, eccetera, ma è quello di lavorare sul campo, ecco. Nel senso, qui stiamo e ognuno, diciamo, evangelizza, parla di Dio a chiunque ha... Ecco, sul palco, diciamo, della Chiesa, no? Si alternano generalmente i fedeli o può parlare chiunque? Noi abbiamo un certo ordine, nel senso che tutti chiaramente hanno la facoltà di parlare, chiaramente. Però è chiaro che un conto è parlare, un conto è magari insegnare. Certo. Chiaramente non tutti hanno questa abilità. Ma qui, ad esempio, di questo gruppo, quanti possono insegnare, quanti insegnano? Beh, adesso di tutto, coloro che
portano la parola che insegnano, parliamo di cosa siamo, una quindicina. Quindi una quindicina su un centinaio. Sono 200. Su 200. Sì, quindi. È una buona percentuale. No, abbiamo altri che suonano, insomma. Fate mai viaggi in giro per il mondo evangelici? Beh, sì, andiamo a fare conferenze. Io spesso vado, mia moglie pure va all'estero, e chi di noi a volte si organizza una comitiva, si va a qualche conferenza, tipo anni fa andavamo giù a Napoli. Dov'è che l'Italia è più recettiva? Lei lo sa, in quali regioni? Beh, è più recettiva al sud, regioni come soprattutto la Campania, come anche la Sicilia, sono le due regioni in cui c'è una maggiore apertura. Poi il resto è a macchia di leopardo, per esempio anche la Puglia, ci sono zone tipo Bari, Foggia, che sono più recettive, altre come Brindisi e Lecce, che invece no. E capita mai che un sacerdote cattolico cristiano intervenga e dica qualcosa? In questi 30 anni l'ha mai visto? Sì, io stesso li ho visti e li ho anche invitati. Ripeto, abbiamo avuto occasione di celebrare matrimonio o altre attività insieme, e quindi c'è stato molto veramente di questo interscambio. Non capita solo per queste circostanze, perché un sacerdote chiaramente può venire una volta, ma se viene in mezzo sacerdotale ha bisogno di chiedere autorizzazione alla sua autorità, e spesso non gliele danno. Mi sorprendeva. Hai idea di quale sia il sacerdote in Italia più vicino a voi? Difficile. Ma ci sono sacerdoti, non ho idea di chi può essere, sono tutti uguali, ecco. Leonardo, ormai sono... È una cosa soggettiva, ecco. Sono alla fine. Immagini che si affacci qui uno di un'altra religione bisognoso di un aiuto economico, è importante, non... E come si reagisce? Beh, noi diamo aiuti, ripeto, quando... Come ci si comporta in quei casi? Ah, innanzitutto, chiaramente, non è che facciamo la differenza che fra una religione e un'altra. Per noi qui non c'è scritto da nessuna parte religione, questo o quell'altro. Ripeto, noi seguiamo famiglie bisognose e non chiediamo né la nazionalità e tanto meno la religione. Ecco, uno che ci viene a chiedere dei soldi, bisogna capire perché. E poi è una cosa soggettiva. E se puoi aiutare, ci aiuto. Altra cosa, ma investite tanto voi, cioè al di là del tempo, eccetera, cioè lei, almeno lo chiedo a lei, no? 30 anni di questo percorso, ha investito soldi per 50.000 euro suoi? No, di più, non so la cifra, di più. Rifarebbe tutto? Ah, rifarei, ma dando molto di più. Ecco, addirittura. Più vai avanti, più ti rendi conto che hai dedicato meno tempo. Più cresci e più vuoi dedicare più tempo. E questi soldi, fattivamente, sono in opere concrete, sono in aiutare... Uno è in quello che vede qui, per esempio, è quello nell'aiutare persone, nel predicare il Vangelo. Investiamo i nostri soldi nel pagare gli affitti, le bollette dei locali, perché ne abbiamo tre, aiutare persone laddove c'è bisogno, insomma, questo. Oppure organizzare attività, perché organizziamo diverse attività, anche ricreative, ecco, perché ripeto, non siamo una realtà in cui vieni qui in chiesa la domenica e basta. Noi abbiamo avuto in passato squadre di calcio 11, amatoriale, calcio 5, del vostro gruppo, sì, dei il nostro gruppo, perché insomma non ho visto anziani, è un caso? Anziani oggi è un caso, non ne abbiamo così tante, onestamente. La percentuale a Parma è, si aggira, avremo 6-7 persone forte circa. Dov'è la sede a Parma? Siamo in via Pini 6, quindi via Miglia Ovest. Quindi diciamo c'è un incontro alla settimana. Beh no, abbiamo un incontro la domenica, poi ci incontriamo altri giorni, abbiamo un incontro dove sviluppiamo più la Bibbia, adesso stiamo parlando delle leggi ebraiche, molto utile,
soprattutto uno come me che ama il diritto, quindi chiaramente si associa molto. Chi è il numero uno? Lascio con questo. Leonardo, di nuovo il cognome? Cerasino. Cerasino. Pseudonimo Aldo, perché tutti mi conoscono come Aldo. Ah, ok. Qual è il punto di riferimento proprio in Italia? C'è un simbolo, una persona proprio, una pastora o un... Tanti, diciamo, quello che si cerca di fare è quello di non mettere la persona in primo piano. No, quindi non c'è volutamente, non c'è un leader. In Parlamento non c'è mai stato nessuno, immagino, no? No, abbiamo delle persone, non so se è ancora un senatore, mi sfugge adesso il nome, no, ma lo è comunque. Quindi c'è stato anche un parlamentare. No, così. Più. Però diciamo la cosa più importante non è quello di essere evangelici, uh-huh. È quello di avere una relazione personale con Dio. Certo. Ci sono nel nostro Parlamento persone che... Allora, se io guardo un po' la storia della nostra legislazione, no? Come è nata la Costituzione, da chi è stata scritta, e noi guardiamo veramente degli articoli che uno dice wow, questi devono averlo scritto persone che veramente avevano un timore di Dio, ecco. E abbiamo, nel corso della storia, abbiamo avuto persone in Italia che hanno sentito questo timore di Dio e lo hanno comunicato, ecco perché abbiamo degli articoli straordinari della nostra Costituzione, però non avevano questa etichetta cattolico piuttosto evangelico. Magari è più facile oppure più convenevole diciamo registrarsi come una realtà cattolica per diversi motivi, però magari non condividevano questo, chiamiamolo, movimento. Ecco. Quindi la cosa più importante è Gesù Cristo è venuto per salvarci e per portarci in cielo con la vita eterna. Però nella Chiesa Cattolica ci sono tante persone che un giorno saranno con Dio. In questi 30 anni di percorso quanti ne ha persi di fratelli, di confratelli? Tanti? Tanti che comunque erano e poi si sono allontanati? Tanti, non ho idea dei numeri, però sono di più quelli che sono stati guadagnati, ecco. Questa è la verità. I bambini vengono volentieri, cioè i bambini sono qua per non restare a casa da soli, per intenderci. I bambini chiaramente, come è giusto che sia, sono figli, certo, certo. Frequentanti, ecco, perché... Ma vengono volentieri, ma... Per non restare a casa da soli, magari. No, vengono perché ci sono tipo attività, loro mi piacciono moltissimi insegnamenti. Abbiamo anche un gruppo di Boy Scout a Parma. Addirittura. Ci sono forse 30 bambini, e della quale fanno diverse attività. Loro vengono volentieri, anzi, sono quelli che molte volte trascinano i genitori. Addirittura. Sì, perché voglio vedere, hanno i loro amichetti, questo, poi si divertono.